Il Salone di Ginevra 2016 è molto importante per Audi, che qui presenta tante novità e soprattutto un modello che la porta in un nuovo segmento di mercato. Ci racconta tutto Massimo Farò, che è direttore marketing di Audi Italia. Dunque, Ginevra 2016, questa è un'edizione, anche questa è un'edizione importante per Audi. Presentiamo la nuova Q2, 20 cm più corta della Q3, 1200 kg di peso, uno sport utility vehicle compatto, 6 motorizzazioni, 3 motorizzazioni benzina, 3 motorizzazioni diesel, tecnologia 4, l'ultima tecnologia in termini di connettività e smart board interface e connettività disponibile per tutte le versioni. Questa è la sintesi di un prodotto che vuole rivolgersi a un target completamente nuovo per Audi e subentrare in un segmento dove fino a ieri non eravamo presenti. Quindi la Q2 rappresenta uno straordinario strumento di comunicazione per connetterci con un mondo che fino a ieri Audi aveva parzialmente gestito e che invece oggi con questo, soprattutto in ambienti urbani, saremo in modo di gestire. In concessionaria sarà a novembre, con la prevendita che però partirà a luglio. Chiaramente la parte del leone nella raccolta ordine la faranno i motori turbo diesel, con il 1600 TDI a aprire la gamma, e poi due varianti del 2000, ovvero un 150 e un 190 cavalli.